Ci troviamo all'interno della Filarmonica Ferruccio Nucci e siamo in compagnia del direttore Pietro Moschini. Pietro, grazie di averci accolto qui da voi. È un piacere avervi qui con noi, veramente siamo contenti di ospitarvi. Allora Pietro, questa è una storia che parte ancora prima della nascita del comune, raccontacela. Sì, questa società è nata nel 1878, quindi sono 139 anni fa, il prossimo anno faremo 140 anni. È una società che non ha mai interrotto la sua attività neanche nelle due funeste purtroppo guerre mondiali, sia la prima che la seconda guerra mondiale. È sempre stata attiva una scuola, tant'è vero che Ponte Buggianese può vantare il primato, diciamo così, non so se sia un primato o meno, ma sicuramente è un buon record, dove siamo 9 diplomati al conservatorio nel comune di Ponte, quindi considerando che è un paese di 9.000 e rotti abitanti, 9 diplomati al conservatorio non sono pochi. Ma dobbiamo tutti ringraziare la Filarmonica, perché qui c'è la scuola dove i ragazzi che si iscrivono non pagano, noi offriamo il massimo perché facciamo tutti i sacrifici per avere l'opportunità di dare un contributo, un rimborso spese agli insegnanti, però considerando che siamo un paese piccolo e che abbiamo 6 insegnanti nei vari strumenti, perché io non credo nei tuttologi e quindi soltanto chi conosce in modo approfondito lo strumento può farlo. La scuola di musica è intitolata ad una persona speciale, parlaci di lei. Sì, Eleonora Caietti era una ragazzina che è venuta qui con noi diversi anni fa, suonava il sax contralto. Purtroppo è venuta a mancare nel 2015 ed è stata veramente, è stato un fulmine che ci ha veramente colpito tutti, tant'è vero che mi sto già commuovendo io, nonostante siamo 2 anni dalla scomparsa. Vabbè, insomma, è stata era una ragazzina incredibile. Chiedo scusa. Quali sono le attività che si svolgono all'interno della Filarmonica? Noi generalmente facciamo dei concerti fissi qui con il Comune, quindi il 25 aprile, il 1 di giugno, il 4 novembre, il 23 agosto è l'eccidio del Padule. E sono date fisse. Poi eventualmente ci sono anche altri concerti in altre occasioni, quando capita qualche manifestazione o quant'altro. Il bello della banda è che ci sono ragazzini di 11 anni e ragazzini di 80. Noi abbiamo la fortuna che il Comune ci avvicina perché chiaramente ci dà un contributo, facciamo un sacco di attività, abbiamo 30 ragazzi qui a scuola, e sono seguiti da persone adulte, siamo sempre presenti in qualsiasi attività, quindi che cosa dobbiamo fare? Io ho cambiato un po', fatto un po' di rivoluzione nei programmi, ma non perché non sono amante della musica classica, ma quando vai a suonare devi portare un prodotto dove la gente si diverte, dove la gente ti ascolta. Quindi ho cambiato un po' da diversi anni il repertorio, tant'è vero che il nostro gruppo assomiglia più ora a una big band che non a una banda musicale. Quindi abbiamo fatto musica di Cole Porter, di Harry James. Ho trovato degli arrangiatori, appunto, soprattutto giapponesi, che fanno delle cose meravigliose. È difficile, però l'ho fatta digerire. Pietro, noi ti ringraziamo, ti auguriamo che sempre più ragazzi, anche giovani, aderiscano a questo tipo di iniziative che voi fate, e in bocca al lupo per tutti i prossimi concerti. Ti ringrazio infinitamente. La trasmissione è offerta da Centro Commerciale Naturale di Ponte Buggianese.